Dall'inizio 2020 ad oggi abbiamo assistito alla variazione di diversi prezzi e anche su diversi asset. Non so, a livello borsistico abbiamo assistito a un crollo fortissimo e anche ad una ripresa molto molto veloce. E anche a livello cripto abbiamo notato delle grosse oscillazioni e della creazione di nuovi asset e nuove tecnologie in questo mondo. Anche nell'immobiliare abbiamo visto un po' di oscillazioni sul prezzo metro quadro. Tutto questo, ok, è dovuto alla situazione Covid, che è andata a toccare la parte economica e finanziaria sotto diversi aspetti, però sempre in quel periodo diverse persone nel nostro privato, sia me che Adale, amici, parenti oppure persone all'interno della community. Se non sei ancora iscritto alla community, qui sotto trovi il link per iscriverti ed accedere gratuitamente alla community. Fatto sta, tutte queste persone hanno iniziato un po' a contattarci e a chiederci indicativamente un po' le stesse cose. Ah, ma caspita, adesso che stanno crollando i prezzi, quali sono dei titoli buoni da comprare? Non so, mi puoi dare il nome di un paio d'azioni da prendere? Oppure è crollato il petrolio, ok? Cosa devo fare? Dove posso comprare del petrolio? Queste qua erano le domande, non conoscendo poi quali possono essere i vari strumenti utilizzati ed il perché vengono utilizzati alcuni strumenti rispetto ad altri. In quanto c'era una grossa mancanza, e c'è tuttora una grossa mancanza, di informazione finanziaria. In quanto non si hanno queste conoscenze, la maggior parte della gente non ha queste conoscenze ed ha pure un concetto distorto del mondo degli investimenti. Infatti in questi casi noi queste persone un po' le definiamo dei parassiti, in quanto è bello chiacchierare e confrontarsi su quale può essere un titolo interessante o altro, però qua queste persone vogliono solo assorbire qualche informazione tra virgolette utile nella quale poter trovare una fortuna. Ovvero dire, ah caspita, mi ha dato questo nome, questo titolo, può essere qualcosa di interessante, ci metto dei miei capitali così inizio ad aumentare la mia ricchezza, a guadagnare. Ma in realtà fare investimenti in questo modo non porta da nessuna parte, perché ti stai togliendo tutta la parte di responsabilizzazione della persona stessa. Quindi, ok, se tutto va bene, tutti felici e contenti, se va male, hai il dito da puntare contro qualcuno, però non sai cosa stai facendo, cioè non sai cosa significa quel sottostante, cosa significa quel determinato strumento finanziario, oppure nel mondo cripto, perché una cripto può avere più potenziale di un'altra e quant'altro. Quindi in questo video io cerco di passarti un po' di mindset dell'investitore in modo da poterti aiutare nella scelta dei tuoi futuri investimenti in maniera totalmente autonoma e indipendente, che è la cosa migliore. Quello che ti passerò con questo video, se tu lo comprenderai, avrai già fatto il 50% della fatica per fare gli investimenti, ok? Poi tutto il resto vedrai che sono delle attività meccaniche, in quanto ti passo un algoritmo molto molto semplice. Quello che vedrai è proprio un algoritmo, ovvero una sequenza di passaggi logici da fare per diventare un investitore di successo. La qualità numero uno dell'investitore non è avere capitali, non è avere milioni da parte da far lavorare, no, la qualità numero uno dell'investitore è lo studio. Il saper studiare, diventare, o meglio, essere curioso di quello che sta succedendo ed essere curioso delle varie opportunità che i vari mercati possono proporre. Quindi la parte essenziale dell'investitore è lo studio, studiare l'ecosistema, ma anche studiare che cosa? Metodi e procedure, quindi l'altra parte forte è la parte di procedurizzazione, quindi procedure. Studiare metodi e procedure, testare metodi e procedure per creare reddito, per sviluppare ricchezza. Quindi sono queste due cose che fa principalmente l'investitore, ma anche l'imprenditore, perché alla fine sono delle figure molto molto simili. Studio, procedure e quindi fatte le procedure, che sono la cosa più importante per poter agire, poi deve solo fare una cosa, rispettarle, quindi c'è di mezzo la disciplina. Disciplina. Ok, basta. Compreso questo, tu puoi iniziare a fare investimenti anche con pochi euro in tasca, perché imparerai che dovrai dedicare del momento durante la giornata per studiare, del momento per sviluppare i tuoi piani strategici per aumentare la ricchezza e poi solo ripetere tutto.
ripetere e essere profittevole su un singolo asset, poi lo stesso mindset lo porti su un altro asset e approfondisci quella determinata classe di investimenti. Ma ora, per arrivare a questo punto, quali sono i passi effettivi da fare, da portare avanti? Nella parte di studio è importante iniziare a fare un primo studio interno. Quindi punto numero uno, lo studio che dovrai fare sembra strano e distante da tutto il mondo degli investimenti, ma è così che devi fare. Devi studiare le tue attitudini. Studiate le tue attitudini, quindi la tua personalità, i tuoi valori, cosa credi, cosa fai normalmente, le cose che ti riescono bene da fare normalmente. Capirai anche un po' il grado di rischio che puoi andare a prendere. Quindi studio numero uno sulla parte di attitudini. Studio numero due invece è qualcosa di un po' più pragmatico, ovvero di competenze. È qualcosa di più tangibile. Qua in entrambi i punti sono dei percorsi, tra virgolette, di autoanalisi. Ti danno la possibilità di comprendere appunto chi sei e cosa è disponibile. Nelle competenze cosa inserisci? Il tuo percorso di studi, no? Il lavoro che fai, le competenze operative che hai, o comunque, anche se vogliamo utilizzare un termine, non so, extracurricolare, tutte quelle competenze appunto extracurricolari che puoi avere, non so, che derivano da hobby o quant'altro. Questi sono essenziali, devi fermare un attimo, devi comprendere cosa hai disponibile. E ora, capito questo, puoi capire e fare mente locale su cosa tu hai veramente in tasca. Quindi devi diventare un esperto delle tue finanze e della tua economia. Finanza personale. Che anche, oltre finanza, anche economia personale. Quindi in questa fase devi capire quanto capitale hai a disposizione, qual è il tuo tenore di vita, quali sono le tue entrate, le tue uscite, cosa fai con quei soldi. Devi comprendere e fare tuo il concetto di patrimonio personale netto, inserirlo qua dentro, valutarlo, e da lì puoi avere, con tutti questi tre punti, un punto di partenza per iniziare a operare, o meglio, per iniziare a comprendere quanto tempo tu voglia dedicare, quindi l'altro fattore importante è il tempo, quanto tempo tu voglia dedicare, che puoi avere disponibile per prendere una routine sana, una procedura sana nel mondo degli investimenti. Il concetto di tempo è anche importante da inserire per avere una scadenza temporale nel raggiungimento dei propri obiettivi. In quanto questa cosa ti deve essere chiarissima. Non puoi fare investimenti se non hai degli obiettivi chiari. Deve essere tutto ben strutturato, sono obiettivi duplici. Punto numero uno, obiettivi di vita. E questi obiettivi di vita vanno a portare automaticamente a obiettivi in termini monetari. In quanto se tu hai determinati obiettivi di vita, probabilmente sono collegati anche a un tenore di vita ben definito. Questo tenore di vita ben definito è monetizzabile, cioè nel senso ha un controvalore in denaro. Quindi tu capisci adesso come stai vivendo, quali sono le tue spese, poi nel futuro, tenendo conto di inflazione, tenendo conto anche di variazione, magari tu vuoi andare a cambiare totalmente posto dove vivere, magari vivi a Milano con determinati capitali, con un determinato reddito mensile, però il tuo sogno magari è vivere alle Bahamas, e lì devi capire qual è il costo della vita, lo rapporti per l'inflazione e lo vai a segnare con una scadenza temporale dicendo ok, io tra X anni, 10 anni, devo riuscire a fare 5 milioni per poi mantenere una parte di questi capitali a reddito e per il resto poi ho raggiunto il mio obiettivo di vita. Quindi questi qua sono un po' tutti i passaggi da fare per arrivare a creare che cosa? Il punto, tra virgolette, numero 6, che è una equazione un po' di tutto questo, che è il metodo. Metodo barra procedura. Che è quello che è qua sopra. Quindi avrai
un metodo generale, una procedura generale con diverse strategie per raggiungere il tuo obiettivo e chiaramente devi inserire tutti i passaggi fatti. Quindi da dove inizi? Comprendi che magari il trading è quello che fa per te? Perfetto, devi iniziare a studiare la parte di trading, devi comprendere cosa sono i mercati finanziari, devi comprendere quali sono gli strumenti finanziari, quali sono gli indicatori da utilizzare, comunque quali possono essere strategie comode per te, in quanto si devono avvicinarsi al tuo grado di attitudine e competenze alle finanze personali che hai disponibili. Cioè, se impari determinate strategie che però hai bisogno di un milione liquido e hai effettivamente 10.000 euro, è un po' complesso applicarle, così come anche il tempo. Se hai delle strategie che ti impongono a fare il cosiddetto scalping, ovvero attività veloce sul mercato costante, devi starci a PC per un arco di tempo della giornata abbastanza significativo. Se però hai un lavoro dipendente che richiede la tua attenzione da un'altra parte, sarà complesso farlo. Quindi capisci tutte queste cose, comprendi quale sarà il tuo primo asset da andare a sviluppare, lo studi, diventi professionista di questo, lo approfondisci, crei delle procedure proattive al guadagno, allo sviluppo di denaro e in maniera disciplinata rispetti queste procedure. Completato questo, sei diventato produttivo e vincente, quindi vai a portare a casa capitali da un singolo asset, perfetto, ricominci e fai parte di studio su un nuovo asset e così via. Tutte queste cose poi le andremo a prendere in considerazione anche con maggior dettaglio su una data specifica, che ci sarà un webinar gratuito, anche qui troverai il link sotto al video, e quindi il 24 settembre 2020 ti consiglio di registrarti all'interno del form che trovi dal link qua sotto, così che potrai partecipare gratuitamente a questo webinar dove toccheremo queste cose e daremo ancora informazioni più dettagliate su come diventare un investitore profittevole, ma soprattutto un investitore professionista.